Ciao, sono Leonardo Fiaschi, sono nato a Livorno 26 anni fa, ma attualmente vivo a Milano, non ho più questa bellissima città. Bene. E di professione sono imitatore, ora bellissima perché sento la nostalgia sempre di Livorno. Alzi la mano che senti la nostalgia. Di Livorno? Sì. Io sento la nostalgia di Milano. Ecco. Senti, cosa hai fatto quindi come imitatore? Allora, come imitatore attualmente lavoro a Radio 101 con la carica di 101 con Cristiano Militello tutte le mattine dalle 7 alle 10 in trasmissione Morning Show. Siamo 10 persone, io intervengo con tutti i personaggi possibili. Attualmente faccio anche Pisapia, quindi naturalmente lo portiamo questo ragazzo che ha bisogno della portata, Bene, 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 grazie, grazie a tutti i cittadini che sono qua presenti, grazie, grazie. E invece la televisione? Televisione, ho delle esperienze anche con Alessandro, che lui si ricorda molto bene. Ho fatto Striscia la Notizia, dove ero la voce di Benigni, ogni tanto intervengo quando mi chiamano per degli scherzi o delle imitazioni. Attualmente c'è in corso uno scherzo a Pupo che lui non sa, ma io ero De Sica e ho finto un'intervista che lui ha portato avanti per mesi della pace tra Boldi e De Sica. E in televisione poi ho fatto un anno con Caterina Balivo alla trasmissione Festa Italiana e un anno su Sky a Speciale Calciomercato. E poi con Paolo Ruffini ho fatto Comedy Central, Cercasi Comico Disperatamente, e poi precedentemente ho fatto anche I Raccomandati con Carlo Conti. Per te la carriera è finita, grazie. E naturalmente è un amico tuo, Carlo. Comunque io volevo dire, sono venuto per fare il barman, provino per il barman. Cosa fai, dei cocktail particolari? Faccio un cocktail di personaggi, ci provo, poi sarete voi a valutare. Ok, ti diamo lo shaker e vai. Benissimo, allora io parto sempre con il più grande, per me è facile perché è un toscano, quindi Roberto Benigni, che porterà i personaggi. Eccoci qua, allora una cosa incredibile, no? Ma non dormirci la notte, no? Perché la poesia è ovunque. Io direi, quando sono andato nella notte degli Oscar, che mi sono presentato, così dice, la poesia dov'è? La poesia, se tu guardati allo specchio, la poesia sei tu. Io ho portato un grande cantante, io li voglio proprio bene, una cosa che va a piacere tutti. Allora, questo grande personaggio che io vi chiamo, Maestro Conte Pronto Vada con la 3, è uno che usa l'attacca come collirio, fatti alle palpebre così, io lo voglio chiamare Max Pezzali. Sai, ti stavo proprio aspettando, ero qui, mi aspettavo da tanto tempo, tanto che stavo per andare, invece ho fatto bene, bene. Parliamo sicuramente di lui, alto, bello, occhi celesti, 1,90, posso presentare così, non è Silvio Berlusconi, e come sapete ha promesso a tutti i bambini italiani che in 3 anni diventerà il capo dei gormiti. Grazie, 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 non ce l'abbiamo a noi. Parliamo di tante cose, ve l'ho detto, e parliamo anche di musica. Non poteva mancare con noi un grande cantante maestro. Mica tanto bene, sarebbe ieri sera che sono richiuso in bagno e voglio usare una porta sola. Allora ho detto che faccio la parte, no, che domani faccio il mio amico Massimo Volte, Crista De Sica, è arrivato qua, Crista ci senti? Abbiamo fatto un bacio, conosci?
Ma non siete così qua, dove state? Una cosa meravigliosa! Abbiamo fatto la pace in massimo, finalmente, dopo anni e anni! Grazie Marchino, vi vogliamo tanto bene, abbiamo tanti personaggi ancora, non è finita qua ragazzi. Io voglio confessarti una cosina, lo so che puoi deluto qualche ragazzina, ti do questa notizia in conclusione. Grazie Tiziano, questa è la Tiziano Ferro, se no possiamo fare anche un negramaro così, lo facciamo però senza base. Credo che negramaro, però ho bisogno di un ritmo con le mani, non ce l'abbiamo. Siamo noi, tipo. Tipo un che non so se la possiamo fare, però è un duetto Cocciante insieme a Califano. È il problema di Cocciante, che ha avuto poche donne nella vita, e invece Califano ne ha avute tantissime, e quindi Califano ha cercato di dare a Riccardo una lezione d'amore. Ce l'abbiamo, ecco. Io ce l'ho detto, tutto si fa vedere così, capito? Fai schifo, essere morto io, una bella donna, una di quelle che, dai, non piangere sempre, dai, che hai fatto? Ma quante pip che mi sono fatto nella vita, e quante sere sui por, prima di incontrarti, uomo
con tante storie, tutte molto belle, con moltissime ragazze, tutte pagate e contanti. E poi vedete lì, con questi capelli, e poi se hai un bel riposo, no dai, non preoccuparti di quell'altra, lei mi starà a aspettare, ormai di che ne stai sbagliando. Ma questa credo sia la giusta via per noi. E allora dai, 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 se stiamo insieme mi farò un'idea. E vorrei darti un colpo stasera. Se stiamo insieme prendo quella blu. E vorrei darti un colpo o tu magari. Se piace sì. Mi piace sì, ma si chiama Mario.